Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la nostra finestra in esterna. Andiamo infatti a Pescara, fuori dall'ospedale Covid del Santo Spirito, l'ospedale civile. C'è Paolo Renzetti che è ospite. Il professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, con cui parleremo insomma delle prospettive dei mesi che ci sono davanti in funzione dell'emergenza Covid-19 che adesso un po' è scemata per fortuna. Allora, andiamo allora in diretta da Pescara, linea a te Paolo. Sì, grazie Alfredo, un saluto a te, ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al professor Parruti, come ricordavi giustamente tu Alfredo, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale civile di Pescara. Siamo all'esterno del Covid Hospital, professor Parruti, dove si trovano attualmente quante persone ricoverate? Dunque da ieri abbiamo avuto due nuovi ingressi, ma per una buona notizia, perché sono stati dimessi dalla rianimazione gli ultimi due pazienti, per fortuna che nel weekend sono nettamente migliorati, quindi adesso abbiamo 21 malati, ma nessuno più nella sezione di rianimazione. Passata l'emergenza, si guarda ovviamente, come diceva anche il collega Alfredo Primante da studio, si guarda alle prossime settimane, ai prossimi mesi. Qual è la situazione? Insomma, se possiamo rassicurare i nostri telespettatori su comunque un'estate relativamente tranquilla per quella che è comunque una pandemia. Allora, noi siamo perfettamente preparati a questo punto e non perdo mai l'occasione per ringraziare sia la dirigenza locale che quella regionale che hanno nettamente favorito l'attuale assetto organizzativo con la consegna oramai a giorni della restante parte delle sezioni nuove del Covid Hospital. Quindi noi siamo perfettamente in condizioni di gestire eventualmente risorgenze di piccoli focolai epidemici che dovessero interessare eventualmente anche la nostra regione, perché se tutto va bene riusciremo a inglobare la gestione delle aree Covid fino a un massimo di 30 persone, quindi comunque un'area significativa nell'ambito dell'attività rinnovata delle unità di malattie infettive, pneumologia e nuova terapia intensiva. Quindi in questo ambito dovremmo riuscire senz'altro a essere efficienti anche a fronte di piccole ricorrenze. Professore, è inutile sottolineare che questo Covid Hospital di Pescara è un'eccellenza non solo della nostra regione, ma è una struttura davvero fondamentale anche per il futuro, perché ovviamente si guarda l'autunno, si guarda anche all'inverno tra qualche mese. Insomma, in queste ore si rincorrono anche voci, dichiarazioni di autorevoli esponenti anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su quella che potrebbe essere un nuovo ritorno, una nuova fase della pandemia. E qual è il suo pensiero? Allora, bisogna essere assolutamente realisti, cioè l'OMS sta dicendo cose da un osservatorio globale assolutamente corrette. Noi dobbiamo considerare che tra il 25 di giugno e, scusate, tra il 20 di giugno ed oggi abbiamo avuto oltre 2 milioni di nuovi casi di Covid nel mondo. Quindi il virus è tutt'altro che fermo, è altamente replicante, dovunque sia lasciato libero di circolare ha un'efficienza che è assolutamente invariata, se non addirittura superiore a quella dell'inizio dell'epidemia. Quindi la possibilità che per ritorno da aree a fresca, a recente e attuale circolazione possa essere un ripopolamento possibile, un ripopolamento degli asintomatici e dei sintomatici nella nostra regione è tutt'altro che peregrino. Per questo sottolineavo il fatto che l'organizzazione che ci accingiamo a varare è perfettamente in condizione di gestire piccole ricorrenze tempestivamente circoscritte nel nostro tessuto senza danni sostanziali. Alfredo, a te la linea per qualche domanda ovviamente al professor Parruti. Sì, allora chiaramente dal nostro punto di vista, dal punto di vista abruzzese, ma anche dal punto di vista più globale della regione Abruzzo, forse è anche il momento di tracciare un bilancio di quello che è stato da marzo fino ad oggi. La mia domanda è:
cosa si è fatto bene e cosa secondo lei ci ha colti impreparati quando c'è stata l'esplosione della pandemia nella nostra regione? Ma allora, globalmente diciamo che noi abbiamo avuto una connotazione molto fortunata. La connotazione fortunata da un certo punto di vista è stato che il numero dei casi che ci hanno afflitto, sebbene davvero imprevedibilmente alto, non ha mai ecceduto la capacità di recettività della rete regionale. Cioè, Pescara in primis ha dovuto inventarsi una ricettività che è arrivata fino a 200 persone tra terapia intensiva e ricoveri subintensivi ed ordinari, però quando non ce l'ha fatta più la rete ha sempre potuto recepire, cosa che in realtà in molte altre regioni non è successa con la stessa efficienza. Quindi il bilancio che io traccio in questo momento è di una grande gratitudine a tutti gli attori che hanno permesso una risposta eccezionale, possibile e realizzabile, una escalation e una de-escalation del sistema di assistenza molto flessibile, molto diciamo dinamica nel suo divenire. Dove abbiamo mancato? È difficile dire, perché questa azienda in realtà è riuscita a procurarci risorse nella misura in cui le abbiamo richieste in questa circostanza, in termini di nuove unità di personale infermieristico. Forse l'unico limite è stato proprio la necessità di ricorrere in maniera massiccia al lavoro costante di poche unità di personale, per la mancata possibilità di reclutare altri specialisti e quindi nuove energie diciamo di gestione dell'area Covid in fase acuta. Per questa ragione io spero che la nostra regione, e così vado alla proposta, ci aiuti a pianificare al più presto quello che sarà il nuovo fabbisogno di questa rete per mantenere questo livello di efficienza costante nel tempo. Noi non possiamo pensare di giocare ancora a lungo sullo straordinario e sull'extraorario di tante persone come abbiamo fatto in questo momento. Per mantenere un sistema perfettamente efficiente con una capacità di flessibilità nello stato di allerta costantemente abbiamo bisogno di risorse nuove, forse questo è stato l'aspetto più negativo, una certa difficoltà a reclutare e quindi la necessità di una programmazione urgente. Senta, professore, lei ha vissuto un po' tutta la fase, diciamo, di picco dell'epidemia e anche quella discendente. Che cosa è cambiato da marzo ad oggi, dato che ci ha detto che il virus nel mondo si sta espandendo, questo lo sapevamo, e che non ha perso di replicabilità, quindi di efficacia? Quello che è cambiato in Italia è stata l'efficacia del lockdown. Cioè, nel momento in cui noi non abbiamo avuto per 45 giorni nuove diffusioni di contagio sostanziali, noi abbiamo avuto un virus che, permettetemi il termine, è invecchiato nei portatori già acquisiti nel mese di marzo e di aprile, quindi è montata la risposta immunitaria delle persone, anche delle tante persone che sono rimaste positive, ma chiaramente con cariche ben diverse. Per cui la lezione che dobbiamo imparare è che questo virus, fino al vaccino, non tenderà ad indebolirsi, non è una questione genetica che ci può salvare soltanto un'adeguata vigilanza sull'impedire che si riabbia una nuova trasmissione locale. Se noi impediamo una nuova trasmissione locale, riusciremo a controllare la situazione qualora ci fosse qualche singolo isolato o cluster di casi in modo efficiente, senz'altro. E quindi mascherine, distanziamento sociale anche in spiaggia, dove vediamo delle scene, insomma, dove chiaramente le persone anche probabilmente provate da quello che si è vissuto nei mesi scorsi si lasciano un po' andare alle regole. No, l'osservazione che lei fa è giusta, io sono giorni che la mattina uscendo di casa dimentico la mascherina, vuol dire che anche la mia mente non ce la fa più, per cui non vi nascondo nulla di ciò che è la mia esperienza personale, ma la dobbiamo portare, poi ci dobbiamo aiutare. Ho letto delle cose molto interessanti nelle ultime ore su varie riviste internazionali, proprio sul peso di questo distanziamento sociale che è totalmente innaturale per l'essere umano.
ma dobbiamo reggere ancora un po', perché se noi cedessimo al grave peso di questo distanziamento innaturale, potrebbe accomunarsi il grave peso di una ripresa della circolazione del virus, perché è tutt'altro che teorica. Il mondo è globalizzato, ciò che sta accadendo in Brasile, che sta accadendo a Luanda, che sta accadendo in alcune città africane, che sta accadendo nella vicina Russia, è sotto casa nostra, quindi non abbiamo lo spazio per rilassarci più di tanto. L'ultima domanda che le faccio prima di tornare da Paolo riguarda quello che è stato il dibattito nella comunità scientifica di qualche giorno fa e che prosegue con ad esempio il professor Zangrillo, che ha detto che i pazienti che arrivano non hanno, diciamo, la stessa forza della malattia rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi precedenti. Dal suo osservatorio, da quello che ha potuto vedere lei in corsia, è così anche nella nostra regione, cioè i pazienti che arrivano sono meno gravi rispetto a prima? Allora, guardi, io sono assolutamente meno gravi, sono assolutamente meno gravi quelli che sono arrivati nelle ultime settimane, perché erano tutti infetti da tempo. Cioè è sempre lo stesso discorso, anche pazienti apparentemente pescati sul territorio tra gli asintomatici non erano infezioni fresche, erano infezioni che probabilmente si protraevano da tempo in forma più o meno asintomatica. D'altronde non ci scordiamo la piramide, la dinamica di questo virus. Perché emergano 10 casi sintomatici gravi, occorre che ci siano state almeno tra 500 e le 1000 trasmissioni, ed è quello che noi stiamo impedendo. Perciò il virus sembra più debole, perché intercettiamo sempre fasi e casi asintomatici avendo ridotto la trasmissione. Il segreto è stato proprio lì, è stato nelle misure di interesse pubblico estremamente efficaci che abbiamo preso. Paolo. Sì, per chiudere due domande flash, professor Parruti. La prima, all'infettivologo chiedo, secondo lei quando bisognerà ancora attendere per questo benedetto vaccino? E poi la seconda domanda collegata anche a questa. Si parla tanto della vaccinazione anti-influenzale per il prossimo autunno, lo abbiamo letto anche nei giornali nelle ultime ore. Quanto è importante e quanto sarà importante vaccinarsi per l'influenza in autunno? Sarà più importante che mai per ridurre la comorbidità tra circolazione del virus influenzale o dei virus influenzali e eventuale ripresa della circolazione del virus corona. Da questo punto di vista è molto molto importante che più che mai siamo attenti a ridurre il numero dei casi di influenza quest'anno. Detta però, in questo ci dovrebbero aiutare anche le mascherine, se continuiamo a usare bene le mascherine ci potrebbe essere anche un ritardo nell'arrivo dell'influenza quest'anno, quindi speriamo di essere bravi anche sotto questo profilo. Per quanto riguarda i dati sui vaccini, i dati sul primo vettore, che è l'adenovirus 5, che è stato testato, sono veramente molto belli, la pubblicazione recente fa sperare tantissimo. Non riesco a vedere ragioni per cui ci dovrebbero essere problemi di sicurezza dietro la porta e dietro i prossimi passi, quindi mi auguro profondamente, ed è ragionevole sperare, in un percorso di commercializzazione e di sviluppo molto rapido per questo vaccino e per gli altri in corsa. Dunque, con queste parole importanti del professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale civile di Pescara, possiamo chiudere qui questo collegamento. Grazie professor Parruti, dunque l'invito è quello di vaccinarsi nel prossimo autunno e dunque tra qualche mese. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Pescara la linea può tornare allo studio. A te Alfredo. Grazie, grazie a Paolo Renzetti e al professor Giustino Parruti. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, continuando a parlare di sanità, andando nell'ASL di Teramo. Maurizio Di Giosia è stato infatti nominato, a questo punto possiamo dire anche confermato, direttore generale della ASL teramana, 59 anni già facente funzioni. Di Giosia ha gestito l'emergenza Covid con buoni risultati. Da oggi dovrà affrontare le sfide che gli si pongono davanti per il territorio, come ad esempio la realizzazione del nuovo ospedale per acuti. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Maurizio Di Giosia è il nuovo direttore generale dell'ASL di Teramo. La Regione Abruzzo lo ha appena designato a capo dell'azienda sanitaria teramana, facente funzioni da oltre un anno. Dalla nomina cioè del compianto Roberto Fagnano in Regione, Di Giosia ha dovuto attraversare il mare tempestoso della pandemia da Covid-19 e gestire un'emergenza mai vista in precedenza. Un bilancio che alla fine è sicuramente positivo e che cancella la paura di quei primi giorni confusi di marzo scorso e di quel focolare all'interno del Mazzini. Direttore Di Giosia, lei è stato facente funzioni in un momento complicatissimo. Ecco, com'è andata, se può fare un bilancio? Ringraziando Dio, alla fine è andata bene. Per come si era messa all'inizio, ho visto anche che avevo contro tutto il mondo, contro di me, e si è scatenata una pandemia nei miei confronti, però contro l'azienda più che contro di me. Però ecco, quello che volevo dire è che l'azienda ha fatto tutto quello che doveva fare. Io solo a ripensare a quello che abbiamo vissuto qualche mese fa mi preoccupo, e mi preoccupo pure per il futuro, perché dobbiamo stare molto attenti su questo Covid-19. Andremo incontro ad un autunno dove andrà a commissionarsi l'influenza di routine con il Covid. Certo, il Covid può tornare in autunno ed ogni cosa deve essere pensata per affrontarlo, ma le grandi sfide che aspettano il neo direttore generale dell'ASL di Teramo guardano lontano. C'è da costruire il nuovo ospedale per acuti, rafforzare la medicina sul territorio e abbattere le liste d'attesa. È ovvio che dovremo dare un'impronta a questa azienda, soprattutto per confermare la tradizione della sanità teramana, una delle sanità più, noi abbiamo l'unica della realtà abruzzese quasi pubblica al 100%, non abbiamo strutture private sul territorio, pochissime strutture private sul territorio, quindi dobbiamo continuare a caratterizzarci su questo, potenziando soprattutto, io sono fermamente convinto sulla necessità del nuovo ospedale come lo era Fagnano. Nuovo ospedale per acuti altamente tecnologico, puntare molto al territorio, perché dobbiamo bloccare la cura anche nel territorio, evitare che ricoveri inappropriati in ospedale vadano a intasare gli ospedali, e soprattutto adesso bisogna rimboccarci le maniche per le liste attese, che già rappresentava un problema prima del Covid-19. Col Covid-19 si è fortemente aggravato, perché sono state completamente sospese tutte le attività aziendali in merito. Adesso dobbiamo riprenderli e soddisfare, appunto, andare incontro alle esigenze dei cittadini. Maurizio Di Giosia ha 59 anni, di Montorio Alvomano, ed è entrato giovanissimo all'ASL di Teramo come collaboratore amministrativo. Ha scalato tutti i vertici dell'azienda ed oggi, commosso, ringrazia la comunità teramana tutta, che nei momenti più bui non gli ha fatto mai mancare il suo sostegno. Cambiamo argomento adesso. Un'aggressione razzista sabato notte a Pescara che ha mandato un ragazzo di origine filippina all'ospedale. Covid, avrebbero detto alcuni del branco prima del pestaggio. Intanto il Consiglio Comunale del capoluogo adriatico ha deciso che non si costituirà parte civile contro invece l'aggressione omofoba della scorsa settimana. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Voi portate il Covid, questa è la frase rivolta a due ragazzi filippini prima del pestaggio di gruppo. È successo a Pescara, nella centralissima piazza Primo Maggio, la notte tra sabato e domenica. L'aggressione è scaturita senza alcun motivo apparente. I due asiatici sarebbero stati avvicinati prima da due giovani, poi da un branco di 8 persone. Inequivocabili insulti razzisti e l'insensata accusa di essere un tori del virus. Questo è il preambolo della furia contro gli asiatici. Pugni in faccia e sul corpo di uno dei due di origine filippina, che è stato costretto a recarsi al pronto soccorso con una serie di ematomi e il naso rotto. Un rigurgito razzista proprio nei pressi dell'approdo, la nave di Cascella, che simboleggia la vocazione marinaresca della città al viaggio e allo scambio culturale. Quella contro gli stranieri è l'ultima di una serie di vili aggressioni discriminatorie accadute nel capoluogo adriatico. Nello stesso luogo, infatti, la notte tra giovedì e venerdì, altri due ragazzi aggrediti da 7 giovani. Una delle vittime si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico.
Cosa hanno fatto i due per meritarsi tanta violenza? Si stavano tenendo per mano. Nel 2017 due esponenti dell'estrema destra erano finiti davanti al giudice per una rissa in via delle Caserme al grido di "io sono razzista". Lo stesso anno un ragazzo è stato minacciato e inseguito sul lungomare da due uomini a bordo di un'auto perché visto dare un bacio al fidanzato. Lo scorso anno due giovani brasiliani mandati all'ospedale perché avevano osato tenersi per mano. Una settimana fa due ragazze si sono abbracciate in un parco pubblico attirando così l'odio del custode che le avrebbe cacciate a suon di insulti. In merito all'ultima aggressione omofoba, proprio nel corso del primo Abruzzo Pride, nel Consiglio Comunale di ieri il consigliere di centrosinistra, Giovanni Di Jacopo, ha presentato un ordine del giorno affinché il Comune di Pescara si costituisse parte civile contro gli omofobi. Il Consiglio ha però respinto la proposta. Non ci sono violenze di serie A e di serie B, si sono giustificati alcuni che hanno votato contro. L'opposizione approfitta dell'aggressione per fare propaganda. Il sindaco Carlo Masci si è espresso duramente contro gli autori del vile pestaggio, ma parla di casi isolati. Stando alla cronaca però, caso isolato dopo caso isolato, sembra che anche a Pescara serpeggi una cultura razzista e macista, difficile da estirpare. Unica nota positiva dell'accaduto è che alcuni passanti non sono rimasti indifferenti durante l'aggressione omofoba. Diverse persone sono intervenute, ha raccontato il ragazzo in ospedale. Mi spiace se chi è intervenuto si sia preso dei pugni al posto mio. Adesso ci spostiamo al comune di Roseto degli Abruzzi con 8 voti a favore e 5 contrari in una seduta durata appena 15 minuti. Il Consiglio Comunale di Roseto ha approvato il rendiconto di bilancio 2019. Nella sua relazione il sindaco Sabatino Di Girolamo ha spiegato che l'indebitamento dell'ente è sceso tra il 2016 e il 2019 di circa 3 milioni di euro. Stesso andamento per il disavanzo, sceso a 5 milioni con un saldo negativo di 2 milioni di euro nello stesso periodo di tempo, cioè tra il 2016 e il 2019. Così come accade in tanti comuni italiani, anche a Roseto si tiene sotto stretta vigilanza la situazione delle anticipazioni di cassa, dove sta giocando un ruolo fondamentale anche il periodo di emergenza appena passato. Nel 2019 comunque il saldo di cassa è stato positivo per circa 1 milione di euro. Il piano esecutivo di gestione. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, adesso ci occupiamo di Popolare di Bari. L'assemblea dei soci ha approvato il piano per il salvataggio dell'istituto di credito pugliese, ma dovrà essere chiarito il futuro dei dipendenti della banca che, come sapete, ha acquisito anche Tercas e Caripe. Allora andiamo a vedere il servizio. Salvata la Banca Popolare di Bari. L'altro ieri l'assemblea dei soci dell'ormai ex cooperativa ha dato il via libera alla trasformazione in società per azioni e all'aumento di capitale che vedrà l'ingresso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con 1 miliardo e 170 milioni, di cui 364 milioni già anticipati. Il salvataggio prevede anche l'ingresso della Banca Pubblica Microcredito Centrale, che assumerà il controllo dell'istituto aggiungendo altri 430 milioni. E questa la prima tappa, hanno detto i commissari straordinari, della creazione della Banca del Sud. Il piano prevede 650 esuberi e 91 filiali in meno e ha ricevuto l'approvazione dei sindacati di categoria. La banca è salva, adesso si passa a una nuova fase, alla creazione di questa banca che sarà la banca, si dice, del meridione e che quindi dovrà creare le basi per lo sviluppo anche sul nostro territorio. Noi stiamo lavorando con la nostra denuncia che andrà avanti, con la commissione d'inchiesta parlamentare, non molleremo perché pensiamo che quanto è accaduto in Abruzzo non ha responsabilità nel nostro territorio, ma è altrove, quindi cercheremo di fare luce perché la nostra regione, il nostro territorio abbia un risarcimento per quanto è accaduto, perché siamo convinti che invece c'è un'altra storia da riscrivere. In Abruzzo il maggior numero di filiali che verranno chiuse, incerto il futuro dei lavoratori, mentre il procedimento giudiziario dovrà accertare le responsabilità del crack dell'istituto bancario. Abbiamo cercato di bilanciare e di far coincidere gli interessi di chi può andare, può uscire dall'attività lavorativa attraverso gli strumenti che abbiamo e quelli che rimangono al lavoro. Aspettiamo di sapere quale funzione debba avere questa banca del Mezzogiorno. Certo, noi siamo la regione più penalizzata in termini di chiusura degli sportelli, che tra l'altro non riusciamo ancora ad avere la lista degli sportelli che chiudono. Probabilmente si è voluto attendere l'esito
non tanto dell'accordo ma dell'assemblea dei soci, che comunque ha deliberato, circa il 96% hanno votato a favore della trasformazione in SPA. Ci aspettiamo però che ci sia un futuro per tutti, soprattutto per coloro che rimangono al lavoro, e cerchiamo anche di smussare alcune cose dell'accordo che è stato sottoscritto. E adesso ci occupiamo di sport, parliamo di calcio di Serie B del Pescara. Il giudice sportivo ha fermato per una giornata l'allenatore della Cremonese Bisoli e il centrocampista grigio-rosso Arini. Entrambi non saranno dunque presenti venerdì in occasione del match Cremonese-Pescara. Intanto ieri sera partita combattuta all'Adriatico Cornacchia contro l'Empoli, che si è conclusa con un giusto 1-1. Andati sotto per l'Eurogol di Ciciretti, i biancazzurri hanno reagito grazie a Maniero, che si è procurato ed ha trasformato il rigore del pari. Resta immutato il vantaggio di 5 punti sulla zona play-out. Vediamo il servizio. Pari e patta fra Pescara ed Empoli, con il botta e risposta nella ripresa, il vantaggio ospite con Ciciretti ed il pareggio di Maniero sul rigore. Buon punto per il Delfino, che riparte dopo la beffa di Pisa, ottenendo il primo pareggio della gestione Le Grottaglie in stagione. All'Adriatico ancora deserto, il Pescara si presenta con il 4-4-2, in difesa si rivede Balzano, mentre a centrocampo non ci sono novità rispetto a Pisa, con Palmiero ancora in panchina. In avanti con Galano c'è Maniero al posto di Pucciarelli. Fra i toscani disposti con il 4-3-3, al centro dell'attacco manca Mancuso, a cui Marino preferisce Moreo. In campo fra gli ex biancazzurri solo Romagnoli assente Fiamozzi. L'avvio del match in una serata molto calda e di studio, con gli ospiti che si fanno però preferire sul piano delle giocate e del possesso palla, con Stulac che al settimo mette alto dai 22 metri. La risposta biancazzurra arriva al decimo con Zappa, che in area svirgola un po' mettendo il pallone al lato. Meglio l'Empoli con Balcovez, che con un tiro cross insidioso chiama al 14° Fiorillo alla deviazione in calcio d'angolo. Spinge la squadra di Marino con i biancazzurri a contenere. Il gran caldo della serata di fine giugno mette a dura prova i 22 in campo. Al 19° Empoli in vantaggio con Balcovez, che segna con Bandinelli, che è però in fuorigioco attivo, e con Eroldi di Molfetta, che giustamente annulla. Campanello d'allarme per i padroni di casa, con la squadra di Marino che continua a premere. Al 22° però il Pescara si divora il vantaggio con Galano, che effettua un tiro cross con la palla che poi arriva dalle parti di Mariero, che però non riesce a concludere, arrivando con un attimo di ritardo sul pallone. La gara è ormai più equilibrata che mai, con i biancazzurri in palla ora da qualche minuto, e con i ragazzi di Le Grottaglie che attaccano con continuità, non riuscendo però a passare, ma chiudendo la prima frazione di gioco in avanti. Nella ripresa al secondo se ne va Galano in contropiede, arrivando poi davanti a Brignoli, che riesce a salvarsi con l'aiuto di Romagnoli. Al decimo brivido per la porta abruzzese con il tiro di Zarlukowski, che termina di poco al lato. Al 15° doppio cambio nell'Empoli, con l'ingresso in campo di Mancuso e Ciciretti per Moro e Tutino. Cambia 2/3 d'attacco Marino, e proprio grazie ai due neoentrati arriva la rete ospite, con Mancuso che ispira e Ciciretti che con un gran gol dei 25 metri va a sorprendere Fiorillo per il vantaggio della formazione ospite. Empoli 1 Pescara 0, con i padroni di casa ora costretti a rincorrere, e con il tecnico della formazione di casa Le Grottaglie che decide di mandare in campo Clemenza e Pucciarelli per Zappa e Castanos. Gli effetti sono subito positivi, perché sugli sviluppi di un angolo Romagnoli cintura la mezz'ora in area Maniero, che termina a terra. Il direttore di gara vede il rigore e dal dischetto lo stesso Maniero non sbaglia, regalando al Pescara il gol del meritato pareggio. I biancazzurri ci credono e continuano ad attaccare, e al 39° è Clemenza a chiamare Brignoli alla respinta prima del tentativo sul proseguimento dell'azione da parte dei biancazzurri, con Maniero che poi tutto solo in area sbilanciato mette il pallone sopra la traversa. Il Pescara ci prova fino alla fine, ma è pareggio per la formazione adriatica. È un punto che vale alla vigilia della trasferta di Cremona. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie C, scattano i playoff. Stasera alle 20:30 il Teramo si gioca l'accesso al secondo turno a Catanzaro. Un solo risultato a disposizione per i biancorossi, che devono vincere nei 90 minuti per andare avanti. Dubbio modulo per Di Mascio, che in extremis potrebbe propendere per il 3-4-1-2 anziché il 4-3-1-2. Nel primo caso Arrigoni sarà il sacrificato per fare spazio ad un terzo centrale. In avanti Mungo agirà a ridosso di Magnaghi e Bombagi. Nel Catanzaro è out Bianchimano. Sarà 3-4-3 per il tecnico Auteri, che presenta così la partita. Ma io penso che noi ci arriviamo
Bene, perché lavoriamo dal 28, da un mese praticamente, questo perché la società si è organizzata in anticipo, perché ha proposto, cioè ha cercato di rispettare il protocollo organizzativo, e questo ci ha consentito di cominciare abbastanza presto, per cui abbiamo avuto il tempo per lavorare, devo dire che l'abbiamo fatto anche abbastanza bene. E credo che, come noi, da questo punto di vista, poche società si sono attrezzate per tempo così come ci siamo attrezzati noi. Noi vogliamo continuare a giocare, anche se sappiamo che questo è un percorso complicato. Affrontiamo una squadra che, come noi, viene da una stagione deludente, perché anche il Teramo ha un organico di spessore, perché anche il Teramo ha fatto investimenti importanti, e perché loro, come noi, hanno vissuto un po' questa stagione sull'altalena, tra positività poche e negatività tante. Si resetta, abbiamo due risultati su tre, noi vogliamo andare avanti. È una squadra che ha spessore, che ha giocatori di qualità, ha un modo di stare in campo in cui cerca di imporre la propria personalità. Noi dovremmo evitare questo e affermare la nostra di personalità. Non dobbiamo pensare di gestire, sarebbe sciocco concedere all'avversario iniziativa, un avversario pericoloso, poi gestire un risultato di parità che ci consentirebbe di andare avanti. Se alla fine della gara il risultato fosse di parità, dopo che però la partita ce la siamo giocati come ce la dobbiamo giocare in realtà, allora chiaramente lo accetteremo, ma pensare di speculare dal primo minuto credo che sia una cosa che noi non andremo a fare. Prima di salutarci vi ricordo, a proposito della partita di questa sera, che a seguire alle 22:30 inizierà Pro Teramo per commentare chiaramente la prestazione del Teramo con Jacopo Forcella in conduzione. È davvero tutto per questa edizione del TG, grazie per essere stati con noi e buona giornata.